Oh, ciao, ciao, ciao. Benvenuti a tutti quanti per questa puntata di Didattica Che Spettacolo. Una puntata particolare, abbiamo cambiato anche giorno e orario per un evento particolare. E con me è intanto Paolo Pecorelli. Ciao Paolo. Buongiorno Checco, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, teleascoltatori, non so, videoascoltatori, come si dice in questo momento? Mi sento un po' tipo Giochi Senza Frontiere. Mi ricordi come si chiamavano i due conduttori? Pancaldi e Olivieri. E allora io faccio Pancaldi e tu fai Olivieri oggi, mi sa. Sì, sì, sì. Under allora, Under toi. No, e volevo salutare, appunto, è un'occasione particolarmente importante, credo, per noi. Voglio dirti una cosa. Ieri, mentre eravamo qui ad allestire, ed è una cosa piuttosto complessa, quando l'orchestra ha cominciato a suonare mi sono un po' emozionato, ma non perché, insomma, non la conoscessi già, gli straordinari arrangiamenti di Fabrizio e anche, come dire, le caratteristiche tecniche delle persone che ne fanno parte, ma perché è stato un momento, come dire, era tanto tempo, tantissimo tempo, che non sentivo qualcuno suonare dal vivo. E in un momento in cui la musica è praticamente scomparsa dal dibattito pubblico rispetto alle difficoltà che tutti quelli che lavorano in questo settore possono avere, mi sembra davvero un, come dire, un piccolo segnale di resistenza da parte di un'istituzione come la nostra, che da 40 anni fa insegnamento e cerca, appunto, di diffondere cultura e, come dire, andare avanti. Chiarissimo, chiarissimo. E infatti adesso poi dobbiamo dire che questo concerto in realtà è anche in diretta, con gli 8 spettatori ammessi, esatto, nel teatro. Abbiamo una sparuta minoranza di pubblico per quello che ci è concesso, insomma, dalle norme vigenti. Noi siamo ligi alle regole sempre e comunque, e noi ringraziamo il Teatro Villa Panfili che ci ospita, la direttrice artistica Veronica Olmi. Una cosa sulla sigla: come tu sai, Paolo, noi ci siamo particolarmente affezionati. La sigla che è andata in onda è stata improvvisata dagli operatori di musica a scuola durante il lockdown, proprio nella prima settimana di lockdown. Quindi ci fa piacere, ed è una sigla improvvisata mandata ai bambini e alle bambine con le quali lavoravamo, delle scuole, per mantenersi in contatto. Quindi mi fa piacere anche citare i nomi. E prima di partire e di presentare l'orchestra, magari lo facciamo insieme, sì. C'è la citazione della settimana. Assolutamente. C'è la citazione della settimana. Che in questo caso è breve, è come sapete tutti quanti, chi ha già visto altre puntate, ogni settimana diamo una citazione. Chi nel corso della puntata scrive sulle pagine Facebook con le quali stiamo trasmettendo, chi è l'autore, riceverà un premio musicale da parte della Scuola Popolare di Musica Nonno Olimpia. Quella di oggi è: la musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile tacere. Guarda, sembra quasi che si ricolleghi con le considerazioni che ho fatto prima, no? Noi semplicemente suonando e portando emozioni mettiamo in luce spesso ciò su cui è spesso impossibile tacere, anche la considerazione che è necessario avere nei confronti di questa forma d'arte e soprattutto del lavoro che c'è attorno, che ruota attorno a tutto questo. Però, finito il pistolotto, diciamo, possiamo introdurre quello che è il programma di oggi, che è piuttosto ghiotto. Abbiamo l'orchestra di Villa Panfili, che è l'orchestra residente qui presso il Teatro di Villa Panfili, ma che è afferente, insomma, è parte della Scuola Popolare di Musica di Nonno Olimpia, è composta da ex allievi, allievi attuali, insegnanti, musicisti amatori del territorio, e con un ghiotto programma che va da Tenco a Bach, a Bacharach, passando per Zappa e Oliver Nelson, abbiamo ospiti
Ada Montellani con la voce e Checco Marini al sax soprano, e quindi speriamo insomma di riuscire a far arrivare in maniera chiara la bellissima emozione che c'è qui dentro attraverso lo streaming. Se c'è qualche problema di connessione non ce ne vogliano, perché è molto complesso organizzare una cosa del genere. Beh, d'altronde, dato il prezzo del biglietto, cioè ce lo praticamente gratis. Praticamente gratis. E vedo che già, scusa, prima di iniziare stanno commentando, ma sono i saluti su Facebook. Mi raccomando, commentate. Abbiamo fatto passare i nomi dei musicisti dell'orchestra. Che dire, allora ci siamo quasi. Direi che senz'altro possiamo dare il via al concerto dell'orchestra, ringraziando ovviamente, dire che questo concerto è nell'ambito dei progetti della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, nell'ambito dell'autunno delle meraviglie della Regione Lazio. Anzi, mettiamo un attimo il logo come ci sembra giusto, ma soprattutto diamo il via al concerto e ci leviamo. Buono spettacolo a tutti. Buono spettacolo. Thank you.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al pubblico presente e a quelli che ci seguono in streaming. È un giorno importante per noi perché dopo queste forzate fermate che tutti sapete, soprattutto in tutto il settore della musica, dell'arte, noi riprendiamo in qualche modo la nostra attività. Poi oggi noi siamo particolarmente felici perché faremo cose molto diverse e con ospiti importanti e quindi che ci gratificano molto. Quindi cose diverse, abbiamo però in ogni caso voluto aprire con una storica nostra sigla che spesso usiamo per aprire i nostri concerti, è 8:30 di Nino Rota, che tutti conoscono. Però vorrei subito presentarvi la prima dei nostri ospiti graditi e importanti. Si tratta di una cantante che non ha molto bisogno di presentazioni, cantante di successo anche internazionale, una jazzista ma non solo, che risponde al nome di Ada Montellanico. Che, eccola! Ciao Ada! Ben trovata! Ben trovati voi! Allora, siamo felici di essere qui e noi partiamo subito con il primo brano con Ada, è un pezzo di Kurt Weill, non tra i più famosi, forse però tra i più belli, penso, secondo me, che si chiama Je ne t'aime pas. Mi melancolia
Il me souffrira de voir ton bonheur, il me souffrira de voir ton sourire. Quand t'es moi commun, il a pris ton cœur, il te veut dire moi ce qu'on aimerait dire. Non, grazie, grazie. Allora, ti tengo a dire che in passato io e Ada abbiamo anche cantato insieme in un gruppo vocale per anni, e quindi insomma ci conosciamo da tempo, e quindi in questa occasione volevamo rinverdire un po' un'esperienza meravigliosa. Traduzione, sì. Facciamo i complimenti così. E, per cui abbiamo scelto un bellissimo pezzo di Baden Powell, Samba in preludio, in cui c'è questo duetto fra un lui e una lei che poi si incrocia con effetti molto belli, non solo testuali ma anche contrappuntistici. È un pezzo scritto molto bene. Mi levo la mascherina. Quindi, Samba in preludio. Senza te ho perso anche me, perché senza te mi manca un perché. Io sono una fiamma e luce non do, io sono una barca e perché senza te rinnego l'amore, uccido la vita e canto il dolore. Tristezza che va in cerca di me, ho paura di vivere senza te.
giorni, i ricordi mi fanno sentire me lo sola. Grazie al pubblico qui e al pubblico tutto. Allora, questo era Samba in preludio ed è giunto il momento di un altro grande piacere di presentare l'altro ospite. Lo chiamo subito a noi, si chiama Checco Marini e molti di voi, soprattutto gli appassionati di jazz, ecco, lo conoscono. Oggi pezzi da 90 ci vengono a dare una mano all'orchestra di Villa Pamphili. Checco Marini ha anche un'esperienza come sassofonista in tutto il mondo, è uno dei più, lo sentirete, non voglio aggiungere nulla. Insieme anche a lui facciamo un paio di pezzi che originariamente sono di Luigi Tenco. Ce ne vuoi parlare, Ada, se vuoi? Ma che dire, Luigi Tenco per me, insomma, so che ce ne sono tanti altri, però lo definisco, insomma, forse il cantautore più importante che abbiamo avuto in Italia. All'inizio lui era un sassofonista, tra l'altro molto bravo, sax alto, e dentro i brani di Luigi Tenco, che purtroppo ha scritto molto ma in un veramente breve arco di vita, c'è molto di jazz e sicuramente il repertorio di Tenco è uno tra i più vicini alla nostra musica, perché lui era un grande amante di Paul Desmond, quindi lui suonava il sassofono e aveva un gruppo di jazz. Quindi io amo particolarmente questo cantautore, è stato casuale questo incontro perché mi hanno proposto di fare un disco, io in realtà all'inizio ero un po' perplessa, poi devo dire ha aperto una strada. I risultati sono stati ottimi. Beh sì, perché tra l'altro, insomma, voglio dire, con questo chiudo per non fare una lunga presentazione, che c'è molto, cioè quello mi ha dato modo di scoprire gli standard italiani, ce ne sono tanti in quegli anni e ancora prima negli anni 40, molti compositori amavano il jazz, quindi c'è molto da scoprire nel repertorio italiano e sicuramente per me è stata una grande ricerca, una grande scoperta. E come tutti gli standards,
si prestano ad essere interpretati nelle più varie maniere. Infatti anche queste che facciamo noi sono appunto arrangiamenti originali che in qualche modo hanno cercato di unire le esperienze nostre con quelle di Ada, insomma. Il primo pezzo dei due che facciamo di Tenco è Ho capito che ti amo, che molti di voi conosceranno. Non so se molti di voi riconosceranno dopo che l'abbiamo fatto. Ho capito che ti amo. Parlando con qualcuno, non mi sa dire
che oramai non avrei più pensato a credere all'amore, ma illudermi a sognare ed ecco che capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare, per un po' cercando in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare, poi mi sono lasciata andare nell'amore. Ada Montellanico e Checco Marini al sax. Altro brano di Tenco è Il tempo passò. Molti si ricorderanno questi brani dagli anni 60. E anche in questo caso posso dire veramente sono quei brani che comunque li fai, comunque li arrangi, funzionano. Il tempo passò. Il tempo veloce passò, su favole appena iniziate, su giochi bambini finiti in castigo, su grandi avventure sognate su libri di scuola. Il tempo veloce passò su candidi giovani amori, su lunghe poesie mai detti a nessuno, su timidi sguardi, su piccoli grandi segreti. E passo.
veloce passò sul bordo dell'unico uomo, sul sogno di vivere insieme per sempre, su grandi promesse, su poche parole da e passo. Grazie, grazie. Fabrizio Cardosa, un applauso a lui. Certo, è dura. Grazie. Grande arrangiatore, grande cantante, grande direttore d'orchestra. Diciamo. Fare i concerti con le mascherine, purtroppo siamo costretti, però vi assicuro che è dura. Allora passiamo direttamente a altri autori, tipo per esempio Burt Bacharach, anche questo famosissimo per altri motivi. Ha scritto pagine memorabili come per quanto riguarda i musical, oppure musicale per film, lo conoscete molto. E anche questo che facciamo, What the World Needs Now, è un pezzo molto, molto celebre. Se lo trovo. Quando uno ha un repertorio vasto. Capito. No? Sono portato anche da leggere. Magari. Prego, maestro. But for everyone, a Lord will need another mountain. And there are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last until the end of time. What the world is sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, and if you want to know. Thank you.
and a culture for some, but for everyone. Grazie. È una gioia per noi tornare a suonare, a parte le prove, eccetera, in pubblico. Non voglio ripetere discorsi già fatti, insomma, tutti abbiamo voglia di musica, sia chi la vuole ascoltare, chi la vuole fare, però una formazione così, abbastanza numerosa, in particolare ha bisogno anche di questi appuntamenti, insomma, per vivere, per sopravvivere, per trarre giovamento, trarre forza da tutto il sacrificio per studiare le cose. Insomma, non mi sto incartando, però è quello che volevo dire. Allora, no, capito, in particolare un'orchestra così. Noi chiudiamo questa esibizione ringraziandovi e facendovi un pezzo addirittura qui di Frank Zappa, il grandissimo compositore americano e chitarrista. Quindi questo pezzo anche agli appassionati è molto noto e si chiama I'm the Slime, la melma che esce dalle nostre, dai nostri device, diciamo così. Prima erano solo televisioni, adesso in realtà abbiamo fuso questo brano con un altro brano di Frank Zappa che si chiama Little Umbrellas e ve li facciamo ascoltare, cominciando da questo slime. Pensate a questo slime. The government and industry too, for I am destined to rule and regulate you. I may be vile and pernicious, father, can't look away. I make you think I'm delicious with the stuff that I say. I'm the best you can get. Have you guessed me yet? I'm the slime oozing out from your TV set. You will abide in what I lead you, and in the garbage that I feed you out there. The day that we don't meet you, you do go for hell. No one will hear you. Your mind is totally controlled. It has been stuck into my mold. And you will do as you are told until the rise of you are sold. Thank you.
to die. Well, I am the time when you're really old. I need him alone when you live alone. And I am the time when you're really old. Because I'm the time when you're really old. And I am the time when you're really old. Because I'm the time when you're really old. And I am the time when you're really old. And I am the time when you're really old. Thank you.
Grazie. Volevo ringraziare tutti e presentarvi i componenti dell'orchestra. Gianmarco Grantaliano, aspetta, ricominciamo. Gianmarco Grantaliano, Francesco Paradisi, Ludovico Grantaliano, Enrico Biciocchi, Riccardo Marini, Leda, ecco, Di Piro, Stefania Foresi, il grande Checco Marini, Marina Laurenzana, Raffaella Brambilla, Emiliano Cozzi, Mariano Di Tanno, Daniele Mancini e la grandissima Ada Montellani. Allora, grazie molto. Ma posso dire grazie anche per essere stato Fabrizio, qua. Prego. Nel senso che veramente è stato molto bello per me essere ospite di questa orchestra, di cui voglio dire una cosa, sono tutti bravissimi, ma sono molto felice di vedere delle donne ai fiati. Questo merita un applauso, perché è importante che le donne aumentino. Sì, abbiamo fatto le quote rosa. No, le quote rosa non ci piacciono, però che ci siano ensemble con più donne, non solo cantanti, non solo pianiste, ma strumentiste, mi sembra una cosa molto bella. È vero, è verissimo. Per cui complimenti. Grazie alle donne che suonano e anche a quelle che non suonano. Poi. Quelle che ascoltano sono ottime. Sì. Grazie ancora. Vi lasciamo con un bis, un altro pezzo famoso per gli amanti del jazz, Stolen Moments. Di scusa Oliver. Fabrizio, se ti interrompo. Prego. Io vorrei farti un applauso. Fabrizio Cardone. Grazie. Va bene. No, va bene, grazie, sono commosso. Che dicevo? Niente, Stolen Moments di Oliver Nelson, con il quale vi salutiamo ringraziando chi è stato qui, chi ci ha seguito online e anche i tecnici che hanno reso possibile questa cosa. Grazie a tutti. La scuola di Donna Olimpia. E la scuola di Donna Olimpia, esatto, che è quella che diciamo ha voluto questa orchestra, da questo è nato, dalla scuola di Donna Olimpia è nato tutto. Your face always there, but it's wrong to be there.
Ciao. Grazie a tutti.
Eccoci qua, eccoci. Allora, mentre l'orchestra sta salutando e sta andando via, diamo i saluti finali. Chiamo con me, come per l'inizio, anche Paolo. Ciao, sono Pancaldi. Sì. Il Firouge. Esatto. Il Jolly. Senti Paolo, che te ne pare di questa esperienza di questo concerto in diretta con e non ha piovuto, mi sembra. Non saprei perché io ero dietro nella regia, diciamo accanto alla regia audio, ora sono qua fuori e spero di non prendere freddo e non prendere la febbre, però l'esperienza è stata, devo dire, magnifica e mi sembra insomma che questo sforzo che qualcuno ha definito eroico sia arrivato al segno, abbia colto nel segno. Certo, mi piacerebbe che il nostro lavoro non fosse sempre, che per fare il nostro lavoro non fosse sempre necessario uno sforzo eroico, appunto, ma che si abbiano sempre più occasioni e speriamo presto di tornare a suonare in condizioni di normalità, ecco. Beh, senz'altro speriamo di non sentire che facciamo divertire. Esatto. In conferenza stampa, però allora salutiamo tutti, ringraziamo il teatro Villa Panfili e la direttrice artistica Veronica Olmi. Dobbiamo ringraziare veramente tante persone, ma le ringraziamo mandando un piccolo video, diciamo a sorpresa, come si dice, ritrovato negli archivi, ma poi nemmeno tanto. È un video della presentazione del CD dell'orchestra di Villa Panfili. L'arte di arrangiarli, sì. Che poi sì, appunto, questo arte di arrangiarsi è tutto da arrangiarsi, insomma, è tutto veramente un programma. Allora, ringraziamo tutti, ricordiamo che adesso Didattica di Spettacolo si prende una settimana, probabilmente dovrebbe ripartire venerdì 13 con un progetto che si chiama Ecofonie. Quindi è arrivata la pioggia, rientro. Va bene, dai, ciao Paolo, via col video, vai. Ciao.